Amici di Twitch, buonasera, bentornati a Bundes Italia Talk. Amici del podcast, siamo tornati. Eh, siamo tornati eh, ovviamente con la quindicesima giornata di Bundesliga. Roberto Brambilla, ciao Rob. Ciao Gio, ciao a tutti. Giorgio Sosatto, ciao Gio. Ciao, ciao a tutti. Gianmarco Galliangeli, ciao Giamma. Ciao, John. saluto il, il grande ritorno, è ovviamente, solo e soltanto perché l'Erta Berlino non ha perso per due partite consecutive quindi si è sentito legittima. Anzi, in realtà, sono tre partite consecutive che l'Erta non perde perché neanche l'ultima di Dardai in realtà l'hanno persa. Poi la storia è andata un po' diversamente, però insomma. Però ci sono, ci sono grandi vibes nella, nella berlino sponda Erta. Forse è la prima volta da, da quando l'Unione è stato promosso che la settimana va meglio all'Erta che, che all'Unione. Comunque siamo probabilmente, probabilmente lì abbiamo alle spalle la giornata di Bundesliga numero 15 abbiamo alle spalle la giornata di Bundesliga in cui forse sarà tutto da vedere chiaramente quello che succederà il Bayern Monaco può aver eh, diciamo così eh, scavato un solco che potrebbe risultare magari chissà eh, decisivo lo vedremo, ne parleremo tra poco. Anzitutto, direi di cominciare andando a leggere un po' quelli che sono stati tutti uh, i risultati uh, di una giornata che non è che sia stata. Partiamo dal presupposto che venivamo da una giornata con quattro gole e mezzo di media, e quindi a partita, quindi qualunque cosa sarebbe stata di fatto un, uh, un, passo, un passo indietro. Però, comunque diciamo che non è stata forse la giornata più divertente che, che la Bundes ci, ci potesse offrire partiamo dall'anticipo del venerdì l'Augsburg che fa il colpo in casa del Colonia vincendo 0-2 poi a sabato pomeriggio Bayern Monaco Mainz 2-1 Lipsia Borussia Mönchengladbach 4-1 Friburgo Offenheim 1-2 Hertha Berlin Arminia Bielefeld 2-0 Bochum Borussia Dortmund 1-1 Wolfsburg Stoccarta 0-2 eh, poi ora avrei dei contatti negli uffici della Bundesliga ma non li chiamo però vorrei sapere cosa gli è venuto in mente di mettere Fosburg Stoccarda eh, alle 18:30 come top speed questi sono, sono affari loro quando alle 18:30 alle 15:30 c'era roba un po' più interessante però eh, affari loro Greuther Fürth Union Berlino 1-0 a Francoforte Bayer Leverkusen vero top speed secondo me Uh, 5 a 2 ragazzi, partiamo dall'argomento più bello della giornata. Rob, parto da te, visto che nel, nel cioè se andate sui nostri canali eh, podcast, Apple Podcast e Spotify, trovate un podcast sul Tasmania Berlino. Il First ha finalmente vinto. Sì, diciamo che ha vinto e non è. non Ha, non so, ha vinto meritatamente perché l'Unione ha giocato una esatto, partita che io definirei esatto. orripilante, nel senso, ha giocato proprio male. E... <ride> Secondo me, se fosse finita anche 2-0 non sarebbe successo niente eh, perché loro parte forse verso la fine non è che abbiano creato cioè, anzi non hanno quasi creato niente infatti gli amici di Esen e Union si lamentavano perché dicevano che forse dopo anche l'eliminazione in Conference League è stata forse la peggior, una delle peggiori partite di quest'anno non è solo la prima vittoria in quest'anno è la prima vittoria di sempre del Greta Fürth in casa in Bundesliga perché anche nell'altra stagione in cui avevano giocato quando avevano vinto non avevano mai vinto a Fürth Purtroppo, ironia della sorte, è successo con le porte chiuse perché sappiamo che la situazione pandemica purtroppo in Baviera non è tra le migliori e sostanzialmente si è giocato a uh, porte chiuse. Sinceramente poi, è eh, un che ne abbiamo spesso discusso tra di noi, il merito a parte i giocatori va a Lightle, che nonostante l'allenatore, nonostante tutto quello che successo, non ha mai abbiurato la sua fede calcistica. Cioè, lui gioca in quella maniera lì e questa non è una cosa... Cioè, quanti allenatori cambierebbero tutto? Vabbè, giochiamo così, vediamo come va a finire. Tanto, eh, guardiamocela tranquillamente, cioè, hanno vinto questa, a meno di un miracolo, se si salvano, qual'altro che fare? Cioè, l'Italy lo portano, e secondo me lo portano come la Madonna Pellegrina, nel senso, eh, lo portano in giro, perché se vince, se, se salva sta squadra, è, è, un, è un genio. Però in generale è davvero una bella partita, una bella vittoria, e soprattutto dopo che Ovviamente, eh, noi ci abbiamo scritto, abbiamo fatto un, un monografico eh, paragonandolo alla Tasmania. Secondo me, ve li ho bene almeno. Esatto, eh, peraltro per co eh, consiglio anche per chi magari non ci ha ascoltato, oltre a recuperare ovviamente i podcast precedenti, specialmente il Game Pressing lo scorso, la quattordicesima giornata consiglierei anche di andare a leggere un pezzo fatto da Alec Cordolcini insomma, che, che salutiamo caramente eh, che ha scritto appunto del Reuterfurz sul fatto quotidiano spiegando anche molto bene eh, qual è eh, il pensiero di fatto del Reuterfurz la linea di pensiero perché già l'altra volta noi dicevamo giustamente sì però questi perdere e perderemo e ti abitui a perdere però tutto sommato dall'altra parte anche questa abitudine a perdere come l'avevamo definita può anche essere vista da un'altra prospettiva comunque mm, sì nel senso c'è anche senso da un'altra prospettiva <ride> no in intendo dire noi parlavamo dell'altra dell volta che dicevamo comunque andare sì, avanti su questa strada che ti, che ti porta sempre a perdere è vero che mentalmente sì. ti logora però è anche vero che, comunque, in un certo senso, guarda appunto l'altra prospettiva ti dà anche delle certezze in più oltre alle sconfitte, magari a livello tattico, di uomini. Ah, sì, no, sicuro. Beh, ma su, sull'Airbus, quello che sul, sul Groiter, appunto, in generale, quello che va detto è che eh, l'allenatore è rimasto comunque sempre molto come dire convinto, e, e probabilmente perché c'è il sostegno della, della società, nonostante tutto. Però un paio di, di giornate fa avevamo detto appunto, ha fatto un esperimento eh, ammettendo gli attaccanti, però ha continuato a farlo, tra l'altro prendendo sei gol una volta, sette gol l'altra e, e ha continuato, perché ieri poi sì, sono cambiati degli uomini rispetto alla partita prima, ma il concetto rimaneva quello, quindi una sorta di 4-3-3 o 4-2-3-1, ma sostanzialmente con cinque giocatori offensivi perché Tillman insieme a campo insieme a Christiansen, però comunque resta il fatto che era Tillman, eh, poi cioè, comunque avevi tre attaccanti a tutti gli effetti veri eh, eh, anche i cambi, nonostante il vantaggio, poi alla fine non sono stati conservativi, fino alla fi fino all'ultimo non sono stati conservativi, quindi è vero che questo di contro è un vantaggio, tanto non hai più niente da perdere, eh, serviva questo, questo momento qua, perché comunque quando non hai niente da perdere, però rischi di essere, di rimanere nella storia perché sei peggiore in assoluto. Allora forse qualche, qualche problema c'è. Ma invece comincia a, eh, a, comincia a vincere, comincia a muovere un po' la classifica, vince, Hai fatto una vittoria, comincia più o meno, però comunque tanto ne hai fatta una, e e Quindi questo ti può cambiare, però devo dire grande merito alla società che forse non aveva, non ha mai avuto dubbi sul fatto di tenere. Giustamente, però ci hanno creduto, l'hanno giocata sporca, l'hanno vinta in modo sporco come devono fare, eh, certo, gli deve andare bene che gli altri non ci sono cioè, perché ieri l'Unione abbiamo certo. detto che non c'è. Però comunque, infatti volevo, volevo andare proprio lì stesso. con Gian per, volevo proprio andare lì con Gian infatti, per capire un pochino eh, la, la sua prospettiva dal punto di vista eh, Union, una settimana nera, io ero all'Olimpia Stadion a vederla contro il um, contro lo Slavia e eh, si vedeva una squadra in palese difficoltà riprendo sempre le parole dei nostri amici di Eserno Union Italia, in Bundesliga magari ti vanno male le cose una o due volte, prendi una botta abbastanza dura e può cominciare la discesa non voglio dire che sei esperto di discesa e ti fanno erta, però insomma, come, come <ride> la vedi? In questo, eh, come la, cioè, la sconfitta dell'Unione comunque è molto pesante, cioè, come la vedi tu? No, più che altro perché il periodo subito prima non era stato poi così negativo, perché c'era stata la vittoria con, con il Maccabi che tutto sommato faceva presupporre a un possibile tentativo di passaggio del turno. C'era stata la sconfitta con l'Eintracht, ma comunque un Eintracht in grande ripresa, come avete detto anche voi ultimamente. E poi era arrivata una, una vittoria tutto sommato convincente contro l'Ipsia. Poi arriva questa partita non proprio brillantissima, per usare un eufemismo, contro la squadra cieca e la prestazione veramente ridicola contro, contro il Groiderfjord. Secondo me c'è anche un po' un discorso del, dello scalino mentale, forse, che è arrivato in questo momento all'Union. Perché comunque... Mh, e questo forse, diciamo in generale, in questa seconda stagione un pochino si è visto e molto spesso è stato messo, cioè è è messa una toppa da un giocatore che so che fa impazzire Rob, che è i buon uh, Taiwa <ride> Però ecco, diciamo, mh, molto spesso manca un po' quella fame che si è vista, che si è vista nella, nella passata stagione e magari questo ecco, può essere anche un po un discorso retorico un po vuoto però molte volte mh, la forza dell'unione anche quando non non, non non che non avesse mezzi ovviamente però comunque sappiamo che soprattutto a livello economico molte volte ha dovuto sopperire con uh, programmazione e capacità del tecnico e quindi mh, alcune volte queste cose anche quando non stava per arrivare a Dama ci è arrivata proprio grazie a quella fame e quella cattiveria che hanno dimostrato i giocatori che adesso sì per carità ci sono sempre le colonne portanti che dimostrano il loro, uh, la loro voglia di, di rivalsa, che è un po' il sentimento che ha trascinato l'Unione in questi anni però sembra un po' come se questa voglia di rivalsa mh, adesso si stia trasformando quasi in abitudine e questa cosa ovviamente contro il Grotterfjord molti giocatori sembrava stessero facendo quasi un favore stare in campo e questa magari può essere un po' una cosa forte però l'impressione che davano è che proprio cioè, stessero lì ma in realtà erano altrove e ovviamente ne ha approfittato una squadra come il Grotterfjord cioè sì anche perché tutto la sommato prendere... partita, ma no, contro l'altra ok, squadra c'era il rischio veramente di prenderne tanti sì, 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 sono ah, d'accordo con te, oh. sì, è stato da per, per, per un secondo soltanto, ma il discorso è arrivato, è arrivato chiaro e tondo. Io volevo proprio appunto aggiungere, aggiungere questa cosa qua: col Groot forse fuori perso una zero, con un'altra perdevi tanto a zero, e magari a quel punto lì pure ti girava qualcosa di sbagliato in testa, e allora sì, che i nostri carissimi amici di Eserone in Italia forse avrebbero avuto ben donde di preoccuparsi di quello che. Che effettivamente sarebbe stato giro velocissimo sorpresa partiamo ancora da Rob la vittoria dell'Offenheim ma perché è davvero una squadra che ha ah, difensivamente che una volta erano i suoi problemi che davanti sappiamo che è una squadra che mi è sempre piaciuta molto ero sempre detto. dietro sempre più solida e siamo a 12 punti in quattro partite eh. che eh, non sono poche infatti da una squadra che era medio-basta classifica adesso praticamente è a ridosso, anzi è a ridosso se il campionato finisse adesso sarebbe in uh, Champions credo quarta giusto? Fatto eh sì, conto, eh sì, conto, eh sì sarebbe al quarto posto perché, esatto perché tra l'altro tra le altre cose l'Unione se avesse vinto sarebbe pure arrivata al quarto posto superando il Friburgo quindi doppiamente, doppiamente beffarda Gio, tua sorpresa? Ah, vabbè, avrei detto l'Offna, ma in realtà di con Aggiungo, eh, perché comunque è vero che con l'Everkusen puoi anche sempre vincere 5-2. Può succedere di vincere 5-2 con l'Aintract, eh, con l'Invaller. Però, ehm, però, vabbè, è stato, è stato convincente, è stata la prosecuzione, nonostante il risultato mi pare che all'ultima non fosse, cioè comunque non siano vittorie consecutive, però comunque è di sicuro una squadra che... Che, che, che sta girando bene, cioè, sta girando bene soprattutto a, eh, come dire, due palle quadrate, se si può dire. Sì, sì, eh, si può dire. Sempre, non ci bannano il canale A, per par a, parte, <ride> i goal, eh, a parte i gol nel, nel recupero, eh, riesce anche sempre, a, spesso, a rimontare. Cioè, è impressionante, perdi 2-0 con, con il Leverkusen al 22esimo, non si sono, poi hanno avuto la fortuna di fare subito il 2-1, eh, per carità, però comunque non hanno fatto una piega. Gian, sorpresa per me: l'Augsburg, una vittoria pesantissima con un giocatore, che, vabbè, di cui parleremo meglio dopo perché ho visto la formazione della settimana <ride> <ride> quindi non faccio spoiler. Però Beh, era eravamo qui tutti che aspettavamo quel <ride> momento eh, in cui metterli in top. Eh. In top, sono d'accordissimo anch'io. Sono d'accordissimo anch'io, anche perché, tra l'altro, l'Augsburg veniva da due sconfitte. In realtà, un pareggio, una sconfitta: il pareggio contro l'Erza Berlino e la sconfitta contro il, um, il Bochum. Magari, eh, in termini di punteggio, vedi 1 a 1 e 2 a 3. Ok, magari possono essere stati così. Però io ho visto segnali molto, molto preoccupanti. E la cosa è che non riesco a spiegarmi se va in a questo punto, sia un genio o sia uno stronzo. Perché voglio dire, <ride> dall'inizio, che diciamo, secondo me, che dico almeno secondo me il punto debole dell'Augsburg è l'allenatore, perché poi la Rosa è di tutto rispetto. Però oh, questo continua a fare risultati: ha vinto 2-0 a Colonia. Poi io, cioè, poteva finire tranquillamente 3-0 per il Colonia. Nessuno diceva niente, questo deve essere chiarissimo. Però tutto sommato, la situazione è stata è stata questa prima di andare a leggere la classifica voglio rispondere come sempre alla domanda che ci ha fatto Sommer. Eh, che va beh insomma fa, fa già capire un pochino il suo tra virgolette eh, schieramento almeno a livello di, di simpatie e ci chiede, eh, ci fa una domanda difficilissima, eh, Joe io parto da te nel chiederti perché il Borussia Mönchengladbach sta andando così male <tossi> Grazie. Eh, perché? Perché ovviamente non lo so, però dei motivi possibili sono che eh, prima di tutto all'inizio dicevamo che in realtà il fatto di non aver cambiato praticamente niente eh, era un battaglia perché comunque erano rimasti tutti. No? Eh, però ci sono troppe situazioni, secondo me ci sono troppe situazioni in virico cioè o di giocatori che magari stavi per vendere e poi non hai venduto perché sono fatti male tipo Turam o di giocatori che sono in scadenza tipo eh, Ginter cioè, mh, o Zaccaria che magari lo vendi che ti conviene venderlo a, a gennaio perché poi va in, poi va in scadenza eh, ci sono se si va a vedere ci sono tante situazioni così e noi abbiamo sempre creduto tanto in Max Eberle, continuiamo a credere tanto in lui, però sicuramente eh, quest'anno è dura, cioè, è, è, è dura. È dura perché sono troppe situazioni insieme. E quindi questo è evidentemente un problema. Hai un allenatore nuovo che è bravo, ma eh, se, se sei in una situazione già così in bilico nel senso come, come appunto contratti o situazioni di giocatori e in più hai l'allenatore nuovo in una situazione nuova può essere che succedano queste cose qua, poi lì sono entrati anche in un loop di problemi mentali eh, che dopo, dopo il secondo tempo di Colonia no, sono notevoli eh, perché poi in sì, due sì, sì. partite e mezzo hanno preso 14 gol sì, peraltro solo, è probabile esatto. a quel punto. Io ho letto che ho letto qualcuno, non mi ricordo, ne ha, scritti, ha scritto che ne hanno presi 11 su azione da calcio piazzato. Io per ora sono sicuro dei 5 consecutivi, uh, poi 11 mi sembra, 11 forse in tutta la stagione. Comunque, ecco, i, i 4 del Friburgo, sì. il 3, 4, 5, 6, il primo dell'Ips erano tutti presi da... Da, da, da calcio piazzato comunque Rob eh, Eberl ha anche parlato se non sbaglio era ospite nello sport studio di ZDF eh, sabato sera eh, ho letto l'intervista non l'ho vista eh, ma comunque eh, Eberl appunto ha fatto capire eh, che Hitler in questo momento eh, non è un allenatore in discussione a livello dirigenziale, Eber l'ha detto giustamente, dobbiamo uscire da questa situazione tutti insieme. Io ti chiedo, secondo te, parere ovviamente tecnico personale, ehm, Adi Hitler è allenatore giusto per le esigenze del Gladbach in questo momento? Qui, Tre, un mese fa ti avrei detto di sì, te l'avrei detto all'inizio della stagione, anzi, ne abbiamo spesso discusso, e per me è uno che. Vale e secondo me si è guadagnata davvero quella, quella possibilità. Eh, io credo che vabbè, sappiamo benissimo che le ragioni per cui Eberle dice questo sono: una ragione economica, il Gladbach non può pagare due allenatori, non lo può fare perché non ce li ha. Non è che non ce li ha, o paga lui o vende qualcuno. Cose sono, sappiamo che loro sono sempre sul filo del rasoio dal punto di vista economico. Secondo me io ti do un, una dichiarazione che mi ha molto colpito perché da uno che parla poco ma quando parla vale, non soprattutto Lars Stindel ha parlato dicendo qui stiamo giocando, l'ha detta in maniera meno diretta di come la sto dicendo io, qui stiamo giocando tutti molto da singoli e molto poco da squadra. Secondo me c'è il fattore mentale, i che ovviamente dopo aver preso io sono 13 gol. Eh, ha preso 14 gol nelle ultime tre, ho eh. fatto, so, fatto il conto giusto. Sono una marea, con la stessa squadra con cui Rose eh, l'anno scorso ha arrivato agli ottavi di Champions League. Eh. Stessa squadra, secondo me, è davvero eh, sarà decisivo. Come sarà decisivo? Innanzitutto, eh, queste due, questa, le ultime parie prima di Natale, ma soprattutto sarà decisivo. Ricordiamo che la Bundesliga ha una sosta non più lunga come una volta, ma sarà come si riparte. Perché sappiamo sempre che tra in runde e il rook Runde c'è cioè tra. Andata e ritorno si cambia tutto. Secondo me, se lui avrà la possibilità di lavorare con calma, con i giocatori che ha e bene, vedremo come va. Secondo me, lui l'ha detto anche per tranquillizzarlo. Eh, però io non saprei, io non so dire se eh, a febbraio siamo in questa situazione. In una situazione simile se lui rimane. Secondo me potrebbe pure rimanere. Se viene cacciato, sicuramente verrà preso un allenatore a interim. Però io spero vivamente. Eber l'ha dimostrato di avere avuto pazienza con tutti. Io ricordo che ha avuto pazienza che con con Allenatori con più esperienza, anche con Favre ne ha avuta parecchia. Poi Favre ha fatto un lavoro eccezionale. Perché se il Gladbach è lì, lo dobbiamo anche a Favre. Poi avrà altri difetti, ma a livello di costruzione di squadre, io non ne so che ce ne siano tanti come lui. Non lo so. Io ti dicevo che prima ero molto convinto. Adesso credo che ci sia anche un problema, secondo me, di un problema mentale, proprio di, di squadra, più che un problema tecnico. Perché poi, ragazzi, i giocatori sono quelli lì. Il primo, nei primi mesi potevamo avere l'alibi che c'erano infortunati, ma ci sono tutti. Cioè, se la guardiamo così, i giocatori sono cioè, tecnicamente eh, la rosa, non dico tutti, ma cioè, io quando vedo la formazione, è la formazione che all'inizio dell'anno che abbiamo fatto le, le squadre, pensavamo fosse quella. vabbè è che vuol dire mancano 10 giocatori. Certo, sono, sono d'accordissimo con te Gian, ti chiedo se, se vuoi aggiungere qualcosa a riguardo e eh, apro anche un parallelismo con un'altra squadra, peraltro in caduta libera, eh, peraltro, che quella ha cambiato allenatore, cioè il cioè, il Wolfsburg in realtà è in, sé, è in una seconda caduta libera, è la prima con Pan poi è arrivato Cofeld, ha messo un pochino a posto le cose e di nuovo adesso le cose sono cominciate a precipitare. 0-2 in casa con lo Stoccarda non è tanto il risultato, l'ho vista la partita. Chi l'ha vista capisce la prestazione, è stata una roba orribile e chi l'ha vista con Lille. Mercoledì sera, e ho avuto la sfortuna di essere allo stadio, anche lì è ancora più preoccupante la cosa. Chi vedi peggio in questo momento? O meglio, chi ha le prospettive peggiori secondo te tra Gladbach e, e Fosburgo? Ah, per quanto sia difficile a dire per una squadra che prende 14 gol in tre partite, c'è stata una componente sfortuna molto, molto grande in casa Gladbach. Eh? E molte volte veramente cioè, hanno preso dei gol che tu dici vabbè questi qua oggi cioè, devono per forza prendere gol non, non si scappa da lì nel Wolfsburg invece la, la cosa che veramente mi spaventa è la situazione cioè proprio il, il punto generale della situazione perché, perché come hai detto tu la partita con Lille è stata veramente la fiera dell'orrore errori da una parte dall'altra in attacco in difesa in fase di possesso dei passaggi proprio, la roba allucinante e poi la prestazione con lo Stoccarda. Stesso Stoccarda che una settimana prima ha fatto una partita abbastanza brutta con l'erta. È una prestazione veramente di, di basso livello. Secondo me il Wolfsburg ha, ha, parecchi, ha parecchi problemi strutturali, che erano i stessi problemi che ci chiedevamo quando era stato assunto Van Bommel. Poi fece quelle quattro vittorie all'inizio stagione che ci hanno fatto un po' cambiare idea, ma appunto sono rivelate un po' una cometa di Alley, potremmo definirle, perché poi effettivamente ha fatto, ha fatto abbastanza pena il Wolfsburg nel momento in avanti. E il problema è che la squadra c'è, cioè io mi chiedo se magari, paradossalmente, se per gli altri la pausa potrebbe essere il punto in cui si capirà se andare avanti o meno con l'allenatore, per il Wolfsburg sarà il momento in cui dice, ok, adesso ci sediamo a tavolino, e ragioniamo perché l'organico è forte ma forte forte cioè questi devono sì. cercare di arrivare alle prime quattro per forza perché se no è, è un fallimento per l'organico che hanno sì, infatti io stavo andando a vedere cosa di Wolfsburg il rendimento dopo le prime quattro e posso dire che è il peggiore dopo l'Arminia Bielefeld e il Groot, che appunto sono penultima e, oh, no infatti esatto quindi cioè in questo momento il Wolfsburg diciamo così, senza quelle quattro vittorie se avesse avuto un rendimento, tra virgolette, normale, probabilmente sarebbe addirittura, cioè comunque al terzo e ultimo posto, che adesso ricordiamo, occupato dall'Augsburg. Cosa insolita che ho notato, adesso vado a leggere la classifica, la sedicesima in classifica ha una media superiore a un punto a partita. Capita raramente nel corso della stagione questa cosa, perché vuol dire che in teoria il, la soglia in, in proporzione 16 su 15 vuol dire che è la terzultima 36-37 ed è una roba che penso si sia vista molto molto raramente, almeno nel, negli anni recenti. Detto questo, andiamo a vedere da tutta la classifica così almeno ci rendiamo un po' conto, di solito parto dal dall'alto verso il basso, poi ultimamente partivo dal basso verso l'alto. Oggi invece riparto dall'alto verso il basso con Bayern Monaco. Prima 37 punti, secondo il Borussia Dortmund a 31. 6 punti in una settimana, anche se c'è da dire che bastano gli highlights di bochum Wolfsburg per vedere che è stato un tiro al piccione. Sostanzialmente la palla del Dortmund che non riusciva a buttarla dentro un po', ma cioè, per puro caso. Leverkusen 27, Offenheim 4-26, il Friburgo 5, esce dalla zona Champions. Credo la prima volta in stagione che esce dalla zona Champions, andando a 25, Union 23, Lipsia 21, Mainz 21, Eintracht 21, Bochum e a 20, Colonia 19, Gladbach, Berlina 18, Stoccarda 17, Augsburg 16. Arminia 10, Greuter 4. Allora, io dovrei chiedervi in questo momento cosa ne pensate e, cosa, e che prospettive, diciamo così, vedreste per, per queste squadre. Eh, abbiamo un problema tecnico. Non, ci, non siamo più in live. Ci ha buttato fuori dal live. Aspetta un po' però a me continua a dire in alta sinistra che siamo in diretta a me continua a dire che siamo in diretta in alto a sinistra ma mi è apparso e infatti anche su Twitch non siamo più in onda mi è apparso una segnalazione non riusciamo a trasmettere il streaming su Twitch potrebbe trattarsi di un problema relativo a Twitch continueremo a provare e ti faremo sapere se è stato risolto controlla Twitch e sicurati lo... ok, eccoci, siamo tornati perfetto Ok, ok, perfetto, siamo, siamo tornati, avevamo avuto un problema che non dipendeva che non dipendeva da noi. No, dicevo, stavo leggendo la classifica. Mainz, Eintracht e Bochum a 21, eh, no scusate, Mainz, Eintracht e Lipsia a 21, Bochum e Fosburg a 20, Colonia 19, Gladbach, Ertaberdina 18, Stoccarda 17, Augsburg 16, Arminia, Bielefeld 10, Greuterfurt 4 dicevo, non vi chiedo adesso chi sono, da chi vi aspettavate qualcosa di più o di meno, perché cioè quello, lo facciamo il punto, il mega punto al termine del girone eh, di andata, visto che mancano solo due giornate e una è infrasettimanale, invece eh, più che altro eh, vi voglio chiedere chi secondo voi ha sfruttato meglio eh, le occasioni che gli sono presentate nel weekend. Ad esempio Uh, lo, io dico l'offenheim perché battere il Friburgo in casa e scavalcarlo in classifica oltre per il fatto che è un derby secondo me è stata un'occasione un, un che è una partita che a fine stagione la guardi e dici ok questa partita qua è stata veramente un punto di svolta Gio parto da te Sì decisamente l'offenheim ti avrei detto offenheim poi in seconda battuta forse l'Ipsia e Eintracht li hanno approfittato di questa giornata perché poi e tutto, è tutto lì, cioè tutto concentrato in mezzo, è una classifica assurda perché, eh, non so il l'Ipsia è a 5 punti dalla zona Champions ed è a 5 punti dal terzo ultimo posto per dire, è in mezzo è, ma sono tantissime perché appunto è pieno lì l'Offenheim ha approfittato in pieno e tra l'altro l'Offenheim è la squadra che ha eh, guadagnato più punti, poi lo vabbè, vabbè, faremo tra due giornate ma per ora ha guadagnato più punti rispetto all'anno scorso eh, perché aveva 15 punti adesso ne ha 26 cioè praticamente ne ha quasi fatti doppio e per cui loro di sicuro hanno, hanno approfittato anche perché gli altri hanno frenato e è molto a parte la prima un pochino le prime due in teoria può succedere veramente di tutto cioè, è vero anche quello che dicevi tu che l'Augsburg è terzultimo e ha 16 punti cioè, L'anno scorso forse erano 11, quello che è il terzo ultimo, eh, ed è normale. L'anno scorso, come probabilmente gli anni precedenti, eh, adesso con 16 punti ti trovi ad averne solo due dietro. Di solito ne avevi almeno 5. Eh, quindi questo dice di un grande equilibrio a parte sopra e in coda. E, e quindi tutte potenzialmente possono entrare, cioè che l'Ipsia potesse essere, secondo me, a questo punto è. Eh, una delle favorite per, per entrare, anzi forse la favorita oltre a, a Bayern Monaco e Dortmund di andare in, per andare in Champions eh, vuol dire tanto perché ha peggior stagione, ha cambiato allenatore, eccetera, ma bastano due vittorie, se ne ha fatta una, ma bastano due vittorie e ti trovi a, a ridosso del, delle zone ate. Quindi tutto può succedere, Lofena è quello che ha approfittato di quattro vittorie consecutive ovviamente, in una classifica del genere ti trovi, ti trovi in altissima, altissima posizione. Gian? Per me questa settimana è l'ipsia perché diciamo era la sfida tra chi tra loro e il Gladbach potesse in qualche modo provare a rimettere la testa avanti e avvicinarsi di nuovo alle prime 4 E questa vittoria, soprattutto proprio il modo in cui è arrivata. Con contemporaneamente la sconfitta dell'Unione e anche quella del Friburgo, che poi vabbè, è arrivato la, la, la vittoria dell'Offenheim. Quindi, a livello di punti, insomma, conta, conta il giusto, però è molto importante. Cioè non mi stupirei se da qua a cinque giornate, Lipsia è quarto, se no addirittura terzo. Sono d'accordo con te. Peraltro ricordiamo che la Lipsia esordiva domenico tedesco. Eh, quindi ho fatto anche un bel esordio, e ho letto che mm -hmm. le dichiarazioni di eh, spogliatoio, sostanzialmente, erano. Che la squadra chiedeva all'allenatore di tornare a giocare un pochino più alla Nagelsmann e un po' meno alla March, che si erano un po' stancati di, di questo gioco fatto, fatto tutto di, di contropiedi. Poi è chiaro, è una partita contro il Gladbach che ne aveva presi 10, nelle ultime due, più due che sono arrivati in recupero. Quindi magari fa testo il giusto. Rob, chi è la squadra che secondo te ha sfruttato meglio la, la giornata? Invece, io ne dico due, una è l'Eintracht. Perché mm. secondo me questa è una partita di maturità. Eh, un mese fa la così la perdevano, eh. la perdevano. Invece sono arrivati secondo tempo, sono saliti. Io voglio conoscere. Tra l'altro, sono andato l'altro giorno a cercare, non mi ricordo il nome, che è il preparatore atletico. Perché negli ultimi 35 minuti corrono, eh, cioè, corrono in maniera. Cioè, davvero, eh, Abbiamo parlato tante volte di quanti gol hanno segnato nel recupero. Ma davvero, secondo tempo, beh, poi diciamo che il Leverkusen ha, ha fatto i regali di Natale un po' in anticipo, perché si è mangiato, ha fatto degli errori, eccetera, ma che gente che cose non le sbaglia. L'altra squadra che abbiamo poco, non abbiamo parlato, è il Bochum. Il Bochum, cacchio cacchio, l'MLM, un punto per un punto, continua a mettere fino in cascina. Sembra una stupidata, come hai detto tu, la partita è un tiro al bersaglio. Io a un certo punto avevo... Cioè, avevo davvero mi faceva pena, quelli d'ora non sapevano più cosa, come provarci, perché hanno io non ho guardato il numero di tiri in porta ma secondo me è stato un numero esorbitante, però a questo punto, adesso, cioè, noi se ci avessero detto alla quindicesima che il Bocum aveva 20 punti, cioè 3 punti dal, dal sesto posto e anche 4 punti da quelli dietro, chi è che ci avrebbe creduto? Nessuno, perché gli avevano per morti sepolti, gli aveva già fatto il funerale invece, piano piano, bisogna vedere come reggeranno, però questo punto, con tutte quelle dietro che hanno perso, tranne l'Erta che poi ha vinto, ehm, diciamo che è stato un punto importante soprattutto per il campionato da fare il Bocum, perché poi queste parti qui, per loro ogni punto è davvero un punto fondamentale, anche perché alla fine si arriverà, se vabbè, magari faranno, continuano a fare questo campionato, faranno decimo posto, ma se magari caleranno le ultime partite, queste partite qua, questi punti poi, eh, nel, nel computo complessivo conteranno e vorranno dire potrebbero voler dire salvezza e per il Bocum è oro che cola eh. 11 anni eh. il pot derby era 11 anni che, uno dei derby, delle 27.000 derby da rule che si giocano ma uno dei più sentiti era 11 <ride> anni che non si giocava eh. infatti io sono andato a cercare le statistiche intanto hanno prodotto sito ufficiale Bundesliga eh Uh, quindi dati Bundesliga ufficiali Expected goals 2,9. Ma secondo me, comunque, non è un numero che rende effettivamente giustizia a tutte le occasioni hanno tirato 8 volte in porta, 15 volte fuori dalla porta, 571 passaggi completati, hanno corso pure 5 km in più, eh, hanno avuto 15 calci d'angolo a zero, questa era abbastanza clamorosa 0 a 15 proprio così netto e vabbè, direi che già sono già abbastanza già abbastanza questi, questi numeri. Direi invece a questo punto di andare con quella che è stata la uh, top uh, 11 della giornata, dovremmo dire top 11, uh, però insomma ce la, ce la caviamo anche così. Uh, che è una, è una formazione che facevo caso, è, è molto variopinta, nel senso che abbiamo tanti giocatori di tante squadre diverse. Allora, in porta c'è Riman che è del Bochum, anche se vedo che nella grafica ci ho messo la bandierina dell'Arminia Bielefeld, ma vabbè. Eh, perché c'era Ortega nella scorsa mi sono rimasta la, la salvata vabbè comunque riman del, del Bochum che appunto ha fermato il Dortmund è tutto quello che abbiamo appena detto in difesa Dinos Mavropanos dello Soccer da Kevin Vogt dell'Offenheim e Josco Guardiol dell'Ipsia a centro campo Niklas Dorsch dell'Augsburg un applauso da parte nostra a Niklas Dorsch prima presenza in top 11 tantissimo attesa Insieme a Gibril So dell'Eintracht, del poi Kingsley Coman del Bayern ovviamente, Philip Kostic, sempre dell'Eintracht sulle corsie. Christopher Nkunquo dell'Ips sulla tre quarti. Dietro Stefani Ovecich dell'Erta Berlino e soprattutto Avard Nielsen del Groiter, che ha giocato una partita orribile, però ha segnato il gol della vittoria. E quindi, pure con mille deviazioni, però insomma, non si poteva non mettere in quest'11 in cui l'allenatore, secondo me, è sicuramente Oliver Glasner. MVP Gian, non posso dire chic, vero? Eh, dopo un 5-2 non mi sono sentito no no, sto scherzando sarò, sarò, sarò onesto ci stava però ci stava qualcuno l'ha messo no 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 eh, io messo la build sì, il kicker l'ha messo il kicker, eh, no sembra. però secondo me l'MVP di giornata è Kostic che tra l'altro già dicevamo a inizio stagione quando l'Aintracht uh, avrebbe risolto che aveva Sarebbe, sarebbe tornato con costi c'è cioè, una grande squadra e ha fatto una partita devastante cioè io immagino i giocatori da parte destra dell'Everclusen dell cioè, abbiano un mal di testa ancora oggi terribile veramente MVP sì. giù. Vabbè sappiamo già <ride> posso dire Dorsch <ride> oppure... <ride> oppure troppo scontato Vabbè, basta Dorsch per il gol dai Basta, non dico neanche per la prestazione, dico per il gol. È, no, no, è, è un gol veramente pazzesco. è no, sassata vabbè, se no, da 30 essere, metri da fermo. Per non essere banale, scontato, avrei detto Riemann, perché in effetti ha parlato veramente di tutto. Comunque, dai, dico d'osce e basta. Vai, Rob. Eh, Mavropanos, uno per un gol bellissimo. Eh, lui colpisce gli ha. Cosa, ha fatto una pressione. Di grande livello, poi fa niente se stava passeggiando sulle macerie del, del Wolfsburg, <ride> le macerie atletiche del Wolfsburg. Non tanto tecniche, perché poi, come diceva prima Gianni, i giocatori ci sono. Il problema è che stanno in condizione tecnica eh, davvero non presentabile. Atletica anche. Tra l'altro, io, se fossi stato un giocatore e avessi sentito le dichiarazioni di Coffel, mi sarei incazzato come una, una biscia. Perché ha detto, vabbè, ma la squadra era già così prima di me, e ti messo lì a posto per quello. Io spero che Smash che l'abbia preso e gli abbia detto, guarda, cioè, evitate di dire queste robe. Perché poi va bene che quando vinci è merito tuo, perché ne hai vinte tre, però quando dei cinque preghi non vinci è merito degli altri. Non è una, un bel bieto da visita. però a me è piaciuto, no. nel senso, ehm, poi ti ho detto, secondo me, eh, quello che diceva Gian su Kostic è vero, noi quest'anno quando ti ricordi quando a luglio ci avevano chiamato anche per commentare un eventuale passaggio alla Lazio, anzi quasi c'è un giocatore che fa tutte e due le fasi, è un giocatore eccezionale, altro, il problema è che il primo periodo aveva la testa altrove eh quando sì. si è messo in testa che rimaneva perché non sono riusciti a venderlo eh, ragazzi è un giocatore che io mi domando sempre come faccia l'Eintracht per tutto rispetto a Gaber che è una squadra con una grande tradizione e che Comunque è sempre agli ottavi di Europa League, eh, non eh? Esatto. No, poi cioè... E poi, soprattutto, secondo, secondo me, quella cosa lì fa tanto anche il fatto di essere in una piazza come Francoforte, perché comunque noi ci ricordiamo l'Eintracht, ma non ci ricordiamo Francoforte, che comunque è una delle dieci città, probabilmente più, cioè più importanti d'Europa, anzi, senza, senza probabilmente, specialmente a livello, eh, a livello economico. Non so quanto gli interessa Cosici, magari interessa più a Sovrano che, che a Svizzero, e infatti lo cito non a caso, ma perché secondo me è l'MVP di giornata. È tanto tempo che lo aspettavo, dico la verità, perché è un giocatore che dall'inizio si vedeva che aveva dei colpi, una tecnica superiore, finalmente in questa stagione per grande merito di Oliver Glasner che secondo me ha plasmato la squadra su di lui sulle sue caratteristiche. Adesso sta, sta arrivando al, um, al grande, anche chissà, magari anche al grande pubblico. Non lo so, vediamo. però, insomma, è già sempre comunque nel giro della nazionale svizzera. Poi lì c'è un po' di concorrenza perché a Svizzera, ragazzi, è eliminata l'Italia. C'è un centrocampo che è granite Gioco che sappiamo che è problematico, però comunque è un giocatore decente. Più che decente, Remo Freuder, che lo vediamo in Serie A con l'Atalanta. Dennis Zaccaria, che lo vediamo con Gladbach eppure Sovs viene fuori anche lui. Insomma, il centrocampo della Svizzera diventa una roba. una roba abbastanza. Mh, abbastanza pregiata, abbastanza mh, interessante. Chiudiamo il capitolo relativamente alla quindicesima giornata uh, di uh, Bundesliga. E invece apriamo un po' il capitolo con. Uh, uh, anzi, o meglio.